Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi voglio parlarvi del nuovo aggiornamento del server, che ha portato sostanziali modifiche al sistema di accesso alle partite, vari cambiamenti estetici e in tema natalizio, l'aggiunta di due minigames e il calendario dell'avvento. Ricordatevi infatti di passare ogni giorno per riscattare i regali da Babbo Natale, che possono essere saette, lucky box o teste speciali da sfoggiare nelle lobby. E per i Legend, premi aggiuntivi e una miniatura esclusiva per ringraziarli di tutto il loro supporto. Per celebrare questo periodo dove siamo tutti più buoni, cosa c'è di meglio che andare a seminare il panico in città e derubare i malcapitati abitanti? Per questo motivo è tornato disponibile Grinch, il minigame natalizio per eccellenza, dove vince chi si appropria legalmente di quanti più regali possibili intrufolandosi abusivamente in casa d'altri. Nei videogiochi, dopo tutto, fare i cattivoni sa essere molto divertente. Una delle novità che ha richiesto più lavoro è il nuovo sistema per accedere alle varie modalità. Addio cartelli! Da adesso si accede grazie agli NPC e un menu dinamico che ci permette di scegliere la mappa e di vederne lo status, in modo da capire al volo dove si trovano gli altri giocatori e quali partite sono in corso. In questa schermata troverete anche la descrizione del gioco, che vi spiega brevemente le meccaniche ed eventualmente i tasti speciali, e le vostre statistiche su quel minigame, inclusa la classifica dei migliori giocatori del server. Inoltre, sopra ogni NPC potrete vedere un contatore automatico che segna quante persone complessivamente stanno giocando a quella modalità. Girovagando per il mondo noterete molteplici cambiamenti. Per esempio, la lobby minigames ha subito un restyling generale, mentre quella arcade ha ora nuovi elementi decorativi e un logo personalizzato. E passiamo adesso al nuovo minigame disponibile. Sto parlando di Speed Builders, una modalità di gioco che mi è sempre piaciuta tantissimo e che giocavo spesso anni fa. Vi verrà mostrata una costruzione per una decina di secondi e voi ne avrete a disposizione 45 per replicarla il più fedelmente possibile, puntando a riprodurla perfettamente e guadagnarvi così l'accesso diretto al round successivo. Infatti, al termine di ogni round, il giocatore che avrà fatto la costruzione in percentuale meno simile all'originale verrà eliminato, e via via così, finché non resterà un solo giocatore, che verrà decretato vincitore dal guardiano più severo che ci sia. Come potete giudicare dalle mie statistiche, mi piace molto come modalità e non vedo l'ora di giocarla insieme a tutti voi. Per il momento, essendo un nuovo minigame, è disponibile in anteprima esclusiva per i Legend, in modo da finire di testare il gioco insieme a loro e rilasciarlo con meno bug possibili. Venite dunque a respirare la magia del Natale sul server e magari chiedete alla persona che vi piace di entrare e poi baciatela sotto il vischio. Come piccolo spoiler del calendario dell'avvento, posso dirvi che siete ancora in tempo per avere la meravigliosa testa del Testificate con ghirlanda. Adorabile, eh? E, se vi affrettate, otterrete anche quella del tenerissimo pinguino natalizio. Che carino! E voi quale preferite? Speriamo tantissimo che le novità vi siano piaciute e che vi divertirete a passare sul server per provare voi stessi tutto ciò che ha da offrire in questo periodo festoso. Buona continuazione di dicembre a tutti! Grazie mille per aver guardato questo video e alla prossima, cari amici!